Cinecittà si mette in mostra e lo fa aprendosi al pubblico in una serie di percorsi che svelano i segreti e le particolarità degli storici studi cinematografici romani. La mostra, nata nel 2011, si è arricchita quest'anno di nuovi elementi e grazie ad un percorso didattico si può viaggiare nella storia del cinema dagli anni 30 fino agli anni 90. Foto, costumi di scena, materiali e oggetti presi direttamente dai set originali fino all'incredibile ricostruzione del sottomarino tedesco U-Boot 571, utilizzato nell'omonimo film di Jonathan Mostow. Un viaggio, o meglio un percorso, che fa rivivere la magia e gli anni d'oro degli studi romani. La mostra inizia con una serie di fotografie che raccontano le più importanti produzioni che si sono susseguite negli studios, per poi passare al percorso chiamato Backstage. 6 sale dedicate ai grandi temi del cinema. Tra queste, la sala regia, che conserva materiale originale di registi che hanno lavorato a Cinecittà, la sala sceneggiatura e la sala costumi, dove si trova il costume di Totò del film L'oro di Napoli, quello di Nerone utilizzato nella pellicola Quo Vadis, fino all'indimenticabile abbigliamento di Clint Eastwood preso dal film di Sergio Leone Per un pugno di dollari, inserito nella sala dedicata al cinema western. Abbiamo parlato con Italo Moscati, responsabile scientifico della mostra. Qui dentro fare la storia di Cinecittà era quasi impossibile, bisognava vedere molti di questi film. Io ho trovato un filo di racconto che cerca di rispettare questo segreto, che invece è il vero fascino del cinema, che dice non tutto, suggerisce, comunque si affascina. E quindi grandi nomi, grandi musiche, grandi attori, per un'unica recita, che è quella della voglia di immaginare, di vivere anche, come dire, di realtà che sono intinte a volte nella favola, a volte nella tragedia, ma parlano non solo al cuore, ma anche al cervello e fanno la storia che noi viviamo. La mostra, che racconta la produzione di Cinecittà sin dal 1937, anno della sua fondazione, è diventata un percorso espositivo permanente, aperto al pubblico tutti i giorni.